Il traffico di stupefacenti si conferma la principale fonte di profitto per le organizzazioni criminali di stampo mafioso nel Lazio. A distanza di 15 giorni dagli arresti della cosiddetta Cosa Nostra Tiburtina, la direzione distrettuale antimafia torna a richiedere l'arresto di esponenti di clan dediti al controllo di piazze di spaccio. Questa volta i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l'ausilio dei colleghi di Napoli, hanno messo in atto 44 perquisizioni finalizzate a decapitare due gruppi attivi rispettivamente nel quartiere San Basilio e a Nettuno. I dettagli dell'operazione, che ha condotto a 19 ordinanze di custodia cautelare, sono state illustrate in conferenza stampa. Un'operazione importante perché ha consentito di sgominare due organizzazioni criminali in stretto collegamento tra loro. Una di derivazione camorristica, sicuramente la più pericolosa perché i capi dell'organizzazione, due fratelli Esposito di indole violenta, tendevano ad esercitare proprio anche attraverso azioni molto forti la loro supremazia sul territorio. L'altra è un'organizzazione di derivazione ndranghetista, in qualche modo legata a cosche del Tirreniche, i Bellocco, i Gallico, i Filippone, Bianchini, Petullà. Quando interveniamo su questi gruppi non soltanto scopriamo il livello di strutturazione, di stabilizzazione sul territorio, le modalità anche violente attraverso cui esercitano il controllo del territorio, ma ogni volta scopriamo la disponibilità di armi di questi gruppi che trafficano stupefacenti. Nel corso degli interventi, i militari hanno sequestrato 25 kg di cocaina per un valore al dettaglio di 6 milioni di euro. Roma e dintorni non erano solo sbocchi di mercato, ma fungevano anche da hub per altre regioni, come dimostrato dal fatto che uno degli arrestati fosse in procinto di recarsi in Sardegna per smerciare la sostanza.